Un saluto a tutti da Valerio Sarmati. Voglio mostrarvi due esercizi da fare quando il paziente che ha avuto un ictus ci arriva con una mano spastica, rigida e chiusa come questa che vedete. Vi spiego il contesto. Qui ci troviamo durante una lezione del tirocinio con gli allievi del master di neuroriabilitazione. E il mio obiettivo era quello di mostrare al paziente, ai familiari, però soprattutto ai colleghi, che è possibile gestire la spasticità della mano del paziente senza ricorrere a stiramenti, manovre meccaniche o tutori, ma aiutando il paziente a controllare la spasticità internamente attraverso l'esercizio. Mi scuso per le immagini, però sono video amatoriali fatti dagli allievi. Allora, qui il paziente è appena arrivato e gli chiedo di gestirsi la mano, di aprirla e di metterla sulla coscia rilassata. È un po' come fanno tutti i pazienti, cerca di aprirla forzatamente, ottenendo però il risultato opposto. Adesso facciamo un salto verso la fine. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto a fine terapia. Però adesso vi faccio vedere tutti i passaggi. Vi metto da una parte lì piccolino e commento tutti i punti salienti. Allora, riprendo il video e lo continuo a muovere. Adesso lei sente sotto qualcosa, però cerchi di capire se quel qualcosa è di un movimento del mignolo o del pollice. Questo che state vedendo è il primo esercizio. È chiaro che è un esercizio della teoria neurocognitiva di Perfetti. Quello che sto chiedendo al paziente è di riconoscere ad occhi chiusi se sto muovendo il mignolo o il pollice della mano. Il pollice sarebbe stato questo. C'è differenza? Riesci a spiegarcela un po' questa differenza? Guardate le dita, sono rigide e io le sto sostenendo, però senza forzarle. Tanto a casa mi sono andato più. Non si preoccupi, poi qui sta pure col pubblico. Riesce a sentire la differenza tra pollice che è adesso e mignolo di prima? Il paziente ha disturbi del linguaggio e fa fatica ad esprimersi, come spesso accade a chi come lui ha una paresi a destra e quindi una lesione dell'emisfero sinistro. Dovrebbe essere No, no, è sempre il pollice, va apri gli occhi. Sempre. Sì, sempre il pollice. E questo è più grosso. Questo è più grosso. Vedo un aiutino, Sì. eh? Mettiamo la mano qui. Poi vi spiego perché ho fatto mettere la mano sinistra proprio lì, sull'avambraccio. Devo dire, Vincenzo, che quando le provo a muovere le dita, a volte sento che lei fa un po' di forza con la mano. Questo dovrebbe cercare di non farlo. Questo è un dettaglio molto sottile, però importantissimo, perché con questo esercizio noi vogliamo che il paziente migliori la sua percezione, però anche il controllo sulla spasticità. Ma io mi sono accorto che il paziente, proprio per risolvere il problema del sentire le dita, usava una strategia che va in direzione opposta, ovvero cerca di mettere forza nella mano per capire dov'è il movimento. E ogni volta che mette forza nella mano, questa diventa più dura però. L'indice. Non ce l'abbiamo l'indice, abbiamo solo o il mignolo, il piccolo, o il pollice, il grande, sì, solo questo. L'indice. Questa è una risposta molto frequente ed è importante. Percepire significa anche saper dirigere l'attenzione in modo preciso. Ma il paziente non ricordava che stavamo lavorando solo su due dita, mignolo e il pollice, e così lui disperdeva la sua attenzione anche sulle altre dita. Il piccolo scorre con la mano verso, con la mano sulla sinistra, scorre in basso fino a toccare il dito che sto muovendo. Scenda, scenda, scenda. Ecco, Avete visto? Anche toccandosi con la mano non sapeva con precisione dove fosse il mignolo. Questo è uno dei motivi per cui gli ho fatto mettere la mano sull'avambraccio, perché oltre a migliorare la sua percezione e il controllo sulla spasticità, io voglio che il paziente migliori anche la sua costruzione della rappresentazione del suo corpo. Ma c'è un altro motivo per questa scelta, qui poi ve lo c'è lo dico. snodo e qui si muove. Sì. Molto bene. Brava. Andiamo avanti. E stavolta è stato bravo perché non ho sentito che ha irrigidito la mano per niente. È stato bravo. Allora, un altro dito, pronto.
Questo è molto importante. La spasticità è velocità dipendente, che significa che il terapista deve poter muoversi molto lentamente e molto delicatamente. Io spesso utilizzo questa metafora come un artificiere che disinnesca una bomba inesplosa, oppure come un chirurgo che opera il cuore di un neonato. Super delicati. Si muove. Guardate, qui anche toccando non riesce subito a comprendere se il dito si stia muovendo o no. E se non è lì dov'è? Cerchi dov'è il movimento. Cerchi dov'è il movimento. Questa richiesta ancora una volta serve per costruire una rappresentazione della mano, una sorta di mappa della mano nel cervello. Io non sento purtroppo questa parte. Ma adesso sta con la mano sinistra. Mi sembra che si stia muovendo il dito che sta... Ecco, questo è un dettaglio molto importante. La posizione della mano. Ho messo delle altezze sotto l'avambraccio in modo che la mano sia rivolta verso il basso. Questa è una posizione facilitante, che anche con una mano molto rigida mi permette di poter muovere in una certa misura le dita della mano. Sicuramente la zona importante è proprio questi snodi qua. Poi qualcosa dietro, qualcosa sopra, dobbiamo andarle a scoprire queste sensazioni. Ma non si preoccupi che alla fine le sente tutte e cinque, non alla fine di oggi. Oggi se riusciamo a distinguere questi due ci stringiamo proprio la mano felici. È una cosa che ci vuole un po' di tempo. Chiuda bene gli occhi. Abbiamo sempre solo pollice. Non si sente bene cosa dica, ma il paziente sta facendo esattamente ciò che io volevo, ovvero iniziare a indagare le differenze tra le sensazioni del movimento delle due dita. Un altro motivo per cui gli permetto di mettere la mano sull'avambraccio è per guidare meglio la sua attenzione nel braccio. Voi immaginate di risolvere il problema del riconoscimento del movimento delle dita senza avere idea di dove si trova il braccio esattamente nello spazio. Ce la fa a rispondere se è pollice o mignolo? Sì, questo qui è il punto. Pollice. Ok, la prossima volta provi a dare la risposta prima di andare a toccare. Sì. Ce lo teniamo come ultimo aiuto il toccare, va bene? Sì. Ok. Allora, andiamo avanti. Prima di andare a toccare andiamo a sentire con la testa. Prima di andare a toccare. Cerchi di capire quale dito le muovo. Ah, visto che è una cosa che mi chiederete, l'ictus del paziente risale a un anno e mezzo fa e il signore ha 81 anni e la lesione è stata fronto-temporo-parietale e insulare. È difficile capire se... E si butti allora. E provi a toccare se è quello piccolo. Bravissimo, esatto, è piccolo, bravo. Adesso ne proviamo un altro con questa mano lontana. Attenzione, e via. Sempre quei due. O il grande o il piccolo. Questo. Provi a dirmi la voce, il grande o il piccolo? Il grande.
pollice. Pollice. Tocchi un po', vado in po' toccare. Bene. Hanno tolto il pollice. No. Esattamente. Bravissimo. Sì. Dopo. Apri gli occhi. Com'è sta mano? Adesso. È meglio di prima, è un po' più aperta. Sì. Adesso dobbiamo. Il mio obiettivo, e sono contento che stai facendo un video, perché siamo partiti con la mano così, voglio portarla con la mano appoggiata sul tavolo. Quindi le toglierò queste cose fra un paio di minuti. Lei si concentri ancora a rilassare ancora di più questa mano, il più possibile, senza fare forza. Occhi chiusi, facciamo. Vedete, la mano poco a poco inizia a rilassarsi. Però perché si sta rilassando? Per le mie manovre? No, perché il paziente sta portando la sua attenzione. La spasticità nasce dall'alterata partecipazione dei centri superiori alla gestione del movimento, inclusi i riflessi. Per questo i riflessi, senza questa partecipazione, risultano esagerati. Provi ad andare a toccarlo. Il piccolo. Proviamo. No. Era ancora il pollice. Molto bene. Allora, io ci provo a tenerle la mano in questo modo. Allora, signor Vincenzo, provi a aprire gli occhi un attimo. Le dita si sono un po' rilassate, sì. Però sento ancora che c'è un po' di rigidità da qualche parte. Lei la sente? Questa domanda è importante, perché se voglio che il paziente controlli la spasticità, deve essere consapevole anche della sensazione di tensione e saperla anche localizzare. Altrimenti, com'è possibile controllare una tensione che non si sente? Piano piano, è sempre più. Invece, tutto sommato, no, la rigidità la sento qua. Qua. Se volessi tirare sulla mano, non ce la farei. Dov'è la rigidità, secondo me? Qui c'è un cambio brusco, mi dispiace, ma non erano riprese preparate. Stiamo passando direttamente a un altro esercizio. Io non ho nemmeno cambiato la presa. Sono passato dall'esercizio di riconoscimento delle dita a questo altro esercizio di riconoscimento del polso, perché nonostante le dita apparivano più rilassate, c'era ancora molta tensione nel polso. E se la porto. La domanda semplicemente qui? È: dimmi in che posizione ti porto la mano, se su, giù o a metà? A metà. Bravo, benissimo. E se la porto qui? Piegato. Giù. E invece lo sa che siamo andati su? Ah, questo non l'ho capito. Lo sa perché non l'ha capito? Ma infatti. Dico io. Perché lei si aspettava di sentire la tensione. E sì, c'è stato. Invece comincia a immorbidirsi questa mano. Sì. Però senza tensione ci dovrà essere qualcos'altro. E allora deve sentire proprio il polso, lo snodo. Si concentri lì. Occhi chiusi. Questo passaggio è importante. Ancora una volta il paziente cerca una soluzione economica per risolvere il problema del movimento. Non mette più forza stavolta come era successo per le dita, però cerca di sentire la tensione. Ovviamente più tensione percepiva il paziente e più gli dava l'indicazione che la mano si trovava in alto. Però poco a poco che cominciavamo a lavorare, la tensione si riduceva e quindi il paziente rimaneva senza punti di riferimento. Per questo io gli portavo l'attenzione sul polso, sull'articolazione che si muove. Bravo. Ora mi dica questo, è pronto? E via. Dove stiamo?
basso? No. No. Sì, normalmente. Normalmente sul piano. Il piano. Adesso voglio provare una posizione nuova che non ho mai sentito. Pronto e via. Dove siamo andati secondo lei? Qui ho fatto una scelta particolare, mi sono azzardato di aggiungere una nuova posizione, una posizione in più verso l'alto. Perché? Perché sentivo che la tensione cominciava a cedere ed ho approfittato. Dal piano? Dal piano. Sì. È una posizione nuova, non gliel'ho mai fatta. Provi un po' ad aprire gli occhi in alto. In alto, sì. Io fino adesso non potevo riuscirci perché era troppo rigido. Sì. Occhi chiusi, un altro. Qui dove siamo arrivati? Qui tolgo la presa e appoggio le dita sul piano del tavolo perché mi sto preparando alla fase successiva. Però questa mi dà l'indicazione che il paziente deve migliorare anche dal punto di vista tattile, perché se avesse una buona percezione tattile si sarebbe reso conto che i polpastrelli toccavano il tavolo e che quindi la mano era verso il basso. Lei mi aiuta solo a togliere queste robe qui. Lei fermo, fermo, che deve mantenere solo la mano rilassata. Sì. Qua Vincenzo, non mi deve aiutare. Non mi deve aiutare. Bravissimo. Scendiamo, lenti, lenti. Gli occhi, Vincenzo. Piano, piano, piano. Lei ha visto quanto... Grazie mille, scusi. La bomba che non scoppiava, Lei deve fare lo stesso, non può fare queste cose qui. Qui ho fatto vedere la mano al paziente perché voglio che si renda conto che è con questo lavoro che controllerà la rigidità e non con le manovre di forza a cui è abituato. Io voglio rendere il paziente responsabile nella gestione della sua mano. Occhi chiusi. E continuiamo a fare o il pollice o il mignolo. Questo è? Questo è il mio. Bravo, bravo, andiamo a sentire. Bravissimo. Apro gli occhi un attimo. Molto bravo. Senti che bella mano. Ma se noi, anche se con grande fatica, ci siamo riusciti con l'esercizio, ci siamo riusciti, non ci sono riuscito io, ci è riuscito insieme a me, Vincenzo, e lavoriamo in questo modo. Come ti chiami? Lorenza. Adesso sempre pollice e mignolo con Lorenza, io sto qua, va bene? Sempre concentrato. Siamo alle conclusioni e riassumiamo alcuni punti.
punto primo, la percezione. La mano del paziente è paralizzata a causa dell'ictus, però è difficile pensare che riesca a muoverla se non è in grado di riconoscere il movimento delle dita. Spasticità. Non è un problema propriamente muscolare, non sta nel muscolo la spasticità, è un risultato di un'alterazione a più livelli del sistema nervoso centrale. La lesione cerebrale ha alterato la capacità del paziente di partecipare al movimento e al controllo dei riflessi tramite i centri superiori. È stata l'attenzione nei confronti della mano che ha aiutato il paziente ad avere un controllo sui riflessi. Riflessi che privi del controllo dei centri superiori risultano esagerati e tendono a chiudere la mano. L'esercizio, organizzato in questo modo, ovvero come un problema, ovviamente è un esercizio che fa capo alla teoria neurocognitiva di Perfetti, del metodo Perfetti per intenderci, e come vedete è un problema che il paziente deve risolvere ad occhi chiusi, utilizzando il suo corpo, però anche i processi cognitivi. Non ci dimentichiamo che quando parliamo di ictus parliamo di una lesione al cervello e nel cervello ci sono le funzioni cerebrali. La manualità. Sì, è stato molto importante il mio modo di muovermi e di gestire la mano. Se fossi stato meno lento o più brusco, non avremmo ottenuto questo risultato in una seduta. Linguaggio. Però lo strumento più importante che ho utilizzato non è stata l'abilità manuale. Quella va in secondo piano. È stato il mio linguaggio, le mie domande, il mio modo di guidare la sua attenzione al corpo di volta in volta. Queste sono state importanti nell'esperienza del paziente. Scrivete pure nei commenti cosa ne pensate. È possibile che qualcuno scriva che ha già provato questo esercizio, però ancora non muove la mano. Ovviamente non è con un esercizio che è possibile ottenere questo risultato, ma con un programma ben strutturato e con un lavoro costante. Per farvi un esempio, io stimo che questo paziente riconoscerà il movimento di tutte e cinque le dita in 5-6 mesi. Qualcun altro potrebbe scrivere che io le dita le sento bene, però comunque non muovo la mano. A parte che la maggior parte dei pazienti che mi dicono di avere una buona sensibilità, poi quando facciamo una prova dell'esercizio comunque dimostrano delle difficoltà. Guardate che anche riconoscere il dito, sì, però con qualche esitazione, è comunque un sintomo di alterata percezione. E poi oltre al riconoscimento del movimento ci sono altri parametri da considerare, come l'ampiezza del movimento oppure la direzione o ancora la relazione con l'oggetto. Se hai voglia di approfondire, continua con i prossimi video e come sempre in descrizione vi lascio alcune risorse utili.